qui con Ariella Reggio, la Greta Garbo di Trieste, che finalmente, libera dai suoi mille impegni, si dedica alla sua attività preferita. Che cosa sta facendo la signora Reggio? Faccio la cipolla, faccio sandonisa. La famosa ricetta di pesce triestino. I suoi ospiti saranno contenti stasera. Gli ospiti sì, la vicina meno. La brompola sempre quando mi friggio sardoni, non so perché. Piccoli inconvenienti che per una grande attrice non hanno importanza. A proposito, dove tiene Ariella Reggio il San Giusto d'Oro? Cosa, le voce a me? Sì, il premio che la città le ha conferito. Ma sei sicuro? Sì, nel 2014. Oh, dove l'avevo messo? Non mi ricordavo. Beh, eppure dicono che gli attori hanno una lunga memoria. Ma mio, ho cominciato col cinema muto. Voltiamo pagina. In una recente conferenza stampa sappiamo che la Contrada ha pensato a lei come protagonista della nuova commedia Ritorno a Miramar. E chi se no? Chi se non mi? No, mi sono mica confondato la Contrada nel 1976, lo sa? Oh. Complimenti, complimenti. Leggo nel programma che in Ritorno a Miramar lei sarà in scena con Marzia Postogna. Cosa di nuovo, Ena? Mamma mia, 6 anni che la me perseguita. E scommetto che sarà anche Andrea Stanisci, sì. E dopo quella Giulia Corocker Costumi. Mica avessi voluto agli da Bagni. Ma la mese morta, povera. Beh, insieme a loro sul palco ci saranno anche altri attori triestini, Francesco Godina, Franco Corosce. E poi... Poi sei anche Massimiliano Borghesi, ma sei un incognito, perché se abbiamo dimenticato di metterlo sul libretto. Oh, che carina, si è commossa. No, se la cipolla! Ah. Per concludere ci sono anche due registi, Tina Sossic e Alessandro Fullin. Ah, buoni quei due, cosa che vuoi che dirigi quei là? Beh, ad Alessandro Fullin, con cui lei ha diviso il palco l'altro anno, vuole lasciare un messaggio? Sì, che se stai a me e ti fai lavorare, cosa fa?